Kelly, le tue scarpine. Oh yeah, tu puoi giocare con noi, siamo sicure, sai. Io arriverò probabilmente a 90 anni. Mi immagino già col bastone, le Lelly Kelly ai piedi che canto. Sia Lelly Kelly, le tue scarpine. Oh yeah, penso che sia il jingle che più rimane nella testa delle persone. Perché io, da bambina e ragazzina, ho sempre indossato Lelly Kelly. Vabbè, ve l'avevo anche raccontato più volte nei video. Ogni tanto le prendevo anche per il regalo, il gadget che c'era in omaggio. E volevo dirvi un'altra cosa, perché anche adesso Lelly Kelly è la scarpa preferita da tutte le bambine, e volevo parlarvi di una scarpa molto 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 bella. Cioè, mi sono fatta anche Sabri Fashion Model appunto per l'occasione. Guardate come sono truccata bene per farvi vedere una scarpettina. Che vi prego, fatela anche per me. Io ho il 39, realizzatela per me perché è veramente super bellissima. Tararan! A parte che è rosa tenda, fucsia tenda, come chiamo io questa tonalità di rosa che è pazzesca. Ma potrete fare delle cose così belle? Cioè, ma veramente potrete? Per favore, fatele anche per me! Questa è la scarpa principessa, è un numero 34. Mi sa che avendo il 39 proverò ad infilarmela lo stesso, ed è la scarpa fashion perfetta per le bambine. Cioè, guardate quanto sono belle, sono fatte a mano, quindi probabilmente sono tutte diverse, tutte originali, e io le ho prese perché devo fare un regalo speciale ad una persona che vedrete poi in un prossimo video. Ci sono con le stringhe, ma ci sono anche con lo strappo, come dicevo io. Questa è la mia scarpa perfetta, cioè non esiste una scarpa per me migliore di questa. È tutta rosa. Vi prego, un 39. Ancora voi? Non avete idea di quanti soldi mi pagano per venire qui a sopportarvi? Ciao cacche! Allora, oggi, a parte che siete belle, vi sfido in una gara di mimi, ok? Siete brave a fare i mimi? Chi è la più brava a fare i mimi che viene in squadra con me? Non lavorerò mai più in squadra con me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siamo dispari. La mia squadra avrà un tentativo in più con una persona in più. Dividiamoci, facciamo. Tieni, Andre. Vuoi fare anche tu i mimi con noi? No, devo fare il camera. Chi vuole fare le capo Ma c'è squadra? Laila. No, Laila non è Vuole la giocare capo squadra, lei? lei Dai, le due piccine. Chi si prende la zavorra? No, dai, smettila. Le due piccine fanno le capo squadra. Scegliere una a testa. 10. Nessuno ti sceglie, Sabri, sarà motivo. Io per ultima, io rimango con quello che rimane. Guarda come scrutano, dai! Di qua ce ne manca uno. Ti serve un grande. Dai, Franco! Ti serve? Lo stava prendendo il sole, poverino. Beh, non c'è scelta, è normale. Hai scelto me. Ma sei seria? Smettila, sono bravissima nei mini, prego. Certo. Allora ragazzi, Allora, abbiamo i vincitori da questa parte. Vai Zavora, dici. Smettila. Allora, a uno della squadra verrà detto un mimo, che si metterà qua perché non deve farsi vedere dall'altra squadra. Dovrà mimare a quelli della propria squadra. Facciamo un esempio, Andrea, dimmi un esempio. Nuotare. Ok, però non è più difficile. Io mi metto a fare così, la mia squadra avrà tre tentativi. Ma stai ballando? Cosa sto facendo? Stai nuotando. Vabbè, facile, Ho cioè. capito, l'hai scelta tu. Tre tentativi per indovinare il mimo. Chi lo indovina prima vince. Quindi Andre, prendi la posizione centrale. Ok. Facciamo una prova, grande, vieni. Allora, è un'attività, facciamo una prova. Vieni Venite qua. nell'orecchio. Aspetta, devo darci il via, eh. 3, 2, 1, via. Com'eri a prendere il sole? Io mi sono messa anche la crema. Perché voi prendete il sole con i vestiti? Pronte? Al nostro via. 3, 2, 1, via. Leggere con lo zaino scuola. Andare a scuola? Brave, punto! Da qui siamo 1-0. Esatto. 3, 2, un cane. 1, via. Mangiare davanti alla televisione.
prima. Due, una, via. Sto male. Devi mimare. Dottore, andiamo al medico. Ambulanza. Andare al veterinario. Una fortissima. Ok. Fortissima. Rosa, vieni a sfidarmi. 3, 2, 1, via. È vero. Fai qualcosa, Rosa. Dai, Rosa. Non male. Ma cosa? No. Ah, ecco delle foche. Ma delle foche. Delle foche. No. Hai lasciami, sono bravissima. Andare a fare shopping. 3, 2, 1, via. No, non puoi fare versi. No. Tin tin. Vinto loro. Preparare il caffè. Dai, mi ha detto prendere il caffè. Prendere. Dai, ti viene? Dai, che sei brava, vai. 3, 2, 1, via. Andare al sushi. Brava. Bravissimo, l'hai fatto benissimo. Fare colazione. Ma detto mi prima loro. Loro. 3, 2, 1, via. Lo schifo della montagna. Non parlare, Giada. Adesso le parole. C'è una parola proprio specifica. Con le bacchette, la marcia con le bacchette. Come si chiama? Sci di fondo. No. Alpinismo. No. Ma poi si fa con le bacchette. Perché non ne sono tanto certo. Ma lo decidiamo noi. Brava. L'hai detto? Sì. Trekking. Brava. Trekking. No. No. Sì. È camminare in montagna, no, trekking. No, non è quello che scali quella montagna e che fai così. No. Ecco. No. Mi tocca. Vai, mi così. 3, 2, 1, via. Arbitro. Trovata. Punto. E come ha fatto il suo... Il fischietto era pazzesco. Facile. Non so Marco cos'è. Cioè, si fa? 3, 2, 1, via. No! È quarto d'ora la delfino! Sì! Ma scusa, ma non è nuotare a delfino? Nuotare! Delfino! Nuotare a farfalla! Infatti! E poi nuotare a delfino! Via! Tecnicamente hanno indovinato. Eh sì, però no. Fare giochi cristici, non lo so. Fare le parole crociate. Era esatto. E chi è che l'ha indovinato? Voi. Voi. Guarda, anche Laila ti vuole dare una mano. 3, 2, 1, via. Scusa. No, ha detto proprio giusto. Me lo puoi rifare che non ho visto. Il Lego. Cioè, voi così avete capito giocare con il Lego? Io credo giocare con i mattoncini e poi giocare con il Lego, perché sono fortissime, guardate il ballo delle fortissime. Ora capisco perché hanno indovinato il Lego. Dai, venite che ne ho un'altra, venite che ne ho un'altra. Vai. Vai, 3, 2, 1, via.
indovinato. Sempre per prendere in giro di questo palazzo dico giro la polenta. Cioè raga, sono fortissima. 3, 2, 1, via. Dentista. L'hanno detto loro. Ok. Voi, loro stavano mimando e loro hanno indovinato. 3, 2, 1, via. Allora faccio le cose troppo semplici, non trovo qualcosa di difficile. Ah, devo registrare? 3, 2, 1, via. Giusto! Indovinato! È più bravo di te! A me sembra uno che c'è questo problema. Gli faceva loro il cielo grossa così e il mappamondo. Ok. Facilissimo. Mm-hmm. Aspettate, aspettate. 3, 2, 1, via. Brava Nico. Teatro marino. Allora, 3, 2, 1, via. Che bello sono. Non fai la... Azione. Loro. Tu non puoi parlare, Johnny. Se i mimi non parlano. Come l'hai fatto a montagne russe? Non lo so. Adesso voglio Fanta e Leti. Fanta e Leti qua. 3. Giusto Franco. Prima loro. L'hanno già detto loro. Però sei stata bravissima. Allora, siccome siamo avanti noi, la bella. Di fortuna intendi. Chi vince questa vince tutti, ma deve essere super difficile, eh? Ok? Ma cosa diavolo, come faccio? È facile. Sabri, non si parla, si mima. 3, 2, 1, via. Non sono di sabbia. Hanno vinto. Guardate, guardate. Andare a vedere. E quindi venite qui, scusa. Brave. Sono divertito un sacco. I vincitori, per favore. E leggeteci. Non stiamo sentendo. Vi proclamiamo vincitori. Ce la fate, dai. Perché non ci credono neanche loro. Quanto entusiasmo. Facciamo così. Noi proclamiamo i perdenti. Ed ecco a voi i super perdenti. Vince la squadra di Letizia. L'acquario di Genova. L'acquario di Genova. Solo lei poteva indovinare l'acquario di Genova. Come ci sei arrivata all'acquario di Genova? Non lo sai neanche tu? Ragazzi, bravissime questi mimi. Voi è un pochino... il cimitero dei cani, vabbè, lasciamo stare. Comunque, vi invito come sempre a passare sul loro canale che trovate in descrizione. Io è meglio che mi metta un po' qua perché sono riuscita a stancarmi anche per fare i mimi. Mi raccomando, commentate qui sotto con qualche altro video da fare con queste belle ragazze che sono bravissime a fare la ginnastica. Io sono sfinita, vi mando un bacio e vi mandano un bacio anche loro. Ciao! Ci vuole un attimino per capire.